Io sono Paolo Mencarelli e quello che è oggi il mio lavoro è quello che in passato era la mia passione. Sono figlio di dei panificatori pasticceri qui del paese di Castelpranio, che si trova in provincia di Ancona all'interno delle colline marchigiane. Siamo pronti a realizzare la lonzetta di fico. Come si fa una lonzetta di fico? Si prende quello che è l'ingrediente base, quindi fichi secchi macinati, a cui verranno aggiunte il mix di noci e mandorle macinate. Per ammorbidire l'impasto aggiungiamo il mix di liquori e semidanice. Sono tutti liquori tipici della nostra tradizione dolciaria e contadina. Il composto è pronto, ha assorbito tutti gli ingredienti e quindi è pronto per assumere la forma tipica di salame. Prodotto della tradizione contadina marchigiana, un prodotto che veniva realizzato nelle famiglie contadine, è una cosa che si tramanda in famiglia, di generazione in generazione, che viene lasciata dai nonni ai nipoti, dai nonni ai figli, dai figli ai propri figli. E vengono tuttora confezionati così come veniva fatto nella tradizione, quindi proprio con la foglia del fico. La mia è una continuazione di un'attività di famiglia, perché mio padre è quello che raccoglie e seleziona le foglie, io mi occupo della realizzazione dell'impasto, della essiccazione dei fichi, della macinazione, e poi è lui che fa il lavoro finale del confezionamento proprio con la foglia, quindi il cerchio si apre e si chiude con tutto il lavoro della famiglia.